Hanno gioito per il Lecce in Serie A anche i tifosi presenti agli europei di calcio in Germania. Quale partita, quale momento è stato il più difficile? Col Messina. Secondo te, qual è stato il momento più difficile del campionato del Lecce? Nessuna per il Lecce, è stata tutte facili per il Lecce, perché è il più forte di tutti. In Germania, in quest'ultimo periodo, non si è parlato solo delle partite del campionato europeo, ma anche della promozione del Lecce. In ordine sparso, questi giudizi dei più noti rappresentanti della stampa sportiva italiana. L'attenzione per la nazionale certamente non fa dimenticare ai colleghi e agli altri tifosi le simpatie per le proprie squadre di club. Vogliamo parlarne con due giornalisti pugliesi, con Franco Ordine del giornale Foggiano e con Luigi Ferraiolo del Corriere dello Sport Tarantino. Parliamo del Lecce, Lecce che dopo due anni di assenza ritorna quest'anno in Serie A. Franco Ordine, può il Lecce considerarsi a ragione il rappresentante del calcio pugliese l'anno prossimo nella massima divisione? Beh, lo è geograficamente e lo è, voglio dire, a modo suo anche, è espressione probabilmente di un calcio particolarissimo, una specie di piccolo miracolo, perché rappresenta una società che non ha grandi capitali alle spalle, che ha soltanto, direi, il pubblico, la competenza e direi la grande forza di un personaggio come Franco Iurlano, oltre alla organizzazione che è curata da Mimmo Cataldo. Questo significa che ancora oggi, in questo calcio dominato dai grandissimi investimenti, dagli stranieri che costano decine e decine di miliardi, è possibile nella nostra provincia, soprattutto nella provincia del sud, ricca spessissimo di fantasia, di grande iniziativa e di laboriosità, è possibile costruire questi piccoli miracoli. La Puglia, che è stata sempre rappresentata nel passato dal Bari, che ne era la capitale non soltanto geografica ma anche economica, più avanti direi da un miracolo simile che è stato quello del mio Foggia, ora da Lecce è l'espressione appunto di una regione che comunque si industria in qualche modo per riuscire a centrare certi obiettivi. Gigi Ferraiolo, allora, questo Lecce è rappresentante del calcio pugliese in Serie A? Ma mi sembra che le cose che ha detto Franco sono tutte giustissime e noi anzi dobbiamo ringraziare il Lecce che negli ultimi anni ci ha dato la possibilità di portare il grande calcio in Puglia, ed è un fenomeno veramente che dovrebbe far riflettere, perché è una società che tra l'altro alle spalle non ha neanche un grandissimo aiuto dei tifosi, perché credo che sono recenti, risalgono a qualche mese fa, alcune polemiche proprio tra Iurlano, tra la squadra e i tifosi, perché è una città che ha magari uno spirito molto critico, che lo ha sempre avuto anche in altri settori. E quindi voglio dire, il miracolo di Iurlano, di Cataldo e soprattutto non dimentichiamo di Mazzone, che ha confermato, non certo dimostrato, nell'occasione di essere un tecnico molto italiano ma di grandissima esperienza e grandissima saggezza tattica. Ecco, questo gruppo ha riproposto un piccolo miracolo calcistico che deve far riflettere, e deve far riflettere, io credo, anche le altre nostre forze pugliesi, che non sono modestissime, hanno alle spalle delle risorse di pubblico, di entusiasmo enormi, e che probabilmente, risorse che probabilmente ancora non sono utilizzate nel miglior modo possibile. Giuseppe Pistilli, vice direttore del Corriere dello Sport, parliamo del Lecce. A che cosa attribuite questa promozione? Io direi che la promozione del Lecce vada guardata sotto due aspetti, uno chiamiamolo così promozionale e l'altro tecnico. Sotto l'aspetto promozionale mi sembra che sia che la promozione del Lecce copra un vuoto, colmi un vuoto secondo me ingiusto ed ingiustificato, e in questo senso che una regione dalle grandi capacità imprenditoriali e dalla smisurata passione come la Puglia non possa restare al di fuori del grande giro calcistico, così come si è invece inserita nel resto di tutta la vita nazionale. Quindi città come Bari, come Lecce, come la stessa Taranto, come Foggia è stato in passato, che purtroppo adesso no, sta accusando un regresso, meriterebbero un primo piano calcistico come lo hanno in altri settori della nostra vita, come dicevo prima. Gianni De Felice, inviato della notte. Ah, io lo attribuisco semplicemente alla bravura di Iurlano, che secondo me è uno dei dirigenti calcistici più intelligenti, più validi, più scaltri che siano in Italia. Il Lecce in Serie A è un miracolo che lo si deve a Iurlano essenzialmente, ed è un miracolo che fa piacere a tutti, innanzitutto perché rappresenta la Puglia nel campionato di Serie A. E io sono un meridionale che vive a Milano e quindi mi auguro che magari presto qualche altra città pugliese lo segua in Serie A, e poi perché a noi tutti fa piacere venire a Lecce.
Che cosa, come pensate si comporterà il Lecce adesso in questa sua nuova avventura, la seconda nella sua storia in Serie A? Ma io credo che si comporterà come si comportano tutte quelle società che non hanno dei grandi mezzi finanziari, ma che sono ben dirette, cioè farà un campionato, suppongo, da metà classifica, un campionato cauto. E poi non dimentichiamo che il campionato di Serie A, nonostante la riforma del vincolo, nonostante la maggiore potenza che hanno acquisito i grandi club, consente ancora degli spazi alle sorprese. Ogni tanto c'è ancora il Verona che diventa campione, o magari la squadra di città non metropoli che si classifica un secondo o un terzo posto. Quindi è un traguardo forse che Lecce non può porsi immediatamente, e Iurlano lo sa benissimo che non è un traguardo adesso, ma io penso che se il Lecce rimane uno 3-4 anni in Serie A può ripetere quelli che sono stati i miracoli, per esempio, dell'Avellino. Sappiamo che Giampaolo Ormezzano, inviato dalla Stampa, è molto affezionato a Lecce per vari motivi, spieghiamoli. Beh, c'è una mia affezione generica, generale al sud, quindi più a sud meglio è, la coltivo a Torino come un fiore prezioso, poi ho degli amici, anche amici nel calcio, Brio, Causi, non sono juventino, tengo a dirlo, però più pieno di amici accesi. E ho dei ricordi molto personali, ecco, anche poi ho tanti giri d'Italia, credo che sono uno dei giornalisti che hanno fatto la scoperta del barocco leccese, scoperta colpevole in tutti gli italiani, ma l'ho fatta di notte, da vampiro, sono scusato, perdonato, ho sacrificato del sonno a questo. Un giudizio, come valuta un inviato del nord questa seconda promozione del Lecce, a chi possiamo attribuirla, chi sono stati gli artefici? Beh, io innanzitutto direi di finirla con nord o sud, io proprio, a me non mi frega proprio niente. Io mi sento molto più meridionale di tanti napoletani sussiegosi e molto più settentrionale di tanti valdostani francofili, ecco, quindi non esiste. No, dico soltanto che il Lecce ha avuto soltanto il vantaggio degli argentini e poi ha avuto così questa forma di reazione abbastanza, come posso dire, non fisiologica, che consiste nel tornare in A molto presto, ecco. Basta vedere il Genoa come patisce, pur con tutta la sua tradizione, il suo orgoglio, il suo passato, la sua esperienza, la Serie B. E non so, pare che i leccesi poi nel sud abbiano delle particolari definizioni, no? Che li distinguono completamente dagli altri, no? Cioè delle particolari connotazioni, chiedo scusa, che siano, beh, lasciatemelo dire, pare che siano un po' i settentrionali delle Puglie, no? Poi li sentivo almeno per tutto il tempo che li ho frequentati, molto orgogliosi di un essere se stessi, personali, chiusi, racchiusi, intanto espansi verso altre direzioni, e penso che alla base della loro affermazione ci possa essere anche questo, ma senza fare del campanilismo. Io poi non credo che dove comincia la provincia di Lecce uno sia diverso che dove finisce la provincia di Brindisi, ecco, assolutamente.